Ciao pubblico di Heroes, sono Tommaso Regnisco, mi occupo di arte, cinema e design e sono appunto un visual artist. Sono molto contento di poter partecipare a questa iniziativa proprio perché parla degli art department e perché è una cosa, diciamo, un argomento a me molto caro e una materia a cui mi dedico da molto tempo. Io sono un designer, principalmente sono un diplomato all'ISIA di Roma. E mi sono diplomato in un contesto appunto legato al disegno industriale, ma la mia tesi è stata un'astronave. Io ho portato in laboratorio di tesi il progetto di un'astronave e questo per farvi capire un po' quanto, diciamo, la mia voglia di progettare il fantastico era ed è ancora molto forte. Mi ricordo che appunto sul discorso dell'astronave, sul discorso di portare un oggetto che non fosse un oggetto di uso quotidiano, che non fosse appunto un elettrodomestico piuttosto che un oggetto che doveva assolvere delle funzioni legate alla nostra quotidianità, ma un oggetto come l'astronave che doveva assolvere invece a delle funzioni legate ad una nostra emotività, ad una nostra voglia di sognare e di dire poi in quel contesto, che era un contesto di appunto disegno industriale, che la serialità, che è un aspetto diciamo centrale nella produzione del disegno industriale, non fosse presente in questo tipo di elaborato progettuale, mentre in realtà la serialità è ben presente all'interno anche degli elaborati progettuali legati al cinema, proprio perché in sé per sé un film è un prodotto seriale, perché viene distribuito in diversi ambiti, quindi ha una sua serialità, e perché poi nello svilupparsi, diciamo, delle attività dell'arte visiva all'interno del cinema ha dato libero sfogo a tutta una serie di oggetti che poi vengono realmente prodotti. Immaginiamo al contesto del merchandising o del giocattolo o di altri oggetti che vengono prodotti poi una volta in serie, proprio all'interno del mondo della fantasia, che quindi è quello del fantasy, quello del genere horror, quello del genere della fantascienza. Quindi, diciamo, il mio primo exploit, che poi non è stato il primo, ma insomma in un contesto accademico del disegno industriale, è stato quello di dire: esiste anche il designer per il cinema, e vi parlo di circa, insomma, più di 20 anni fa. Quindi mi sono laureato con un progetto di un'astronave, ho aperto uno studio professionale e la prima cosa che ho fatto è produrre un cortometraggio che era assolutamente visionario, questo proprio perché il contesto in cui mi trovavo, che era un contesto particolare come quello nostro, italiano, per cui ha una tradizione di film di genere, che per un arco di tempo però è stata assopita, ma più che altro era affidata ad un'artigianalità che non comprendeva, diciamo, un'attenta progettazione nel processo di creazione sia del design che degli effetti speciali. Il mio background, oltre a quello di essermi formato come designer, prima ancora, quando avevo 17-18 anni, dove frequentavo i laboratori di Passeri piuttosto che Margheriti, Stivaletti, ho avuto il piacere e l'onore di incontrare Carlo Rambaldi, era quello di dedicarmi agli effetti speciali. Quindi io mi sono formato e ho costruito le mie basi sugli effetti speciali, in particolare sull'animatronica, sulle miniature. Erano, diciamo, le due cose che più mi appassionavano. E mi sono dedicato a quelle studiandole un po' da autodidatta. Immaginate un ragazzino di 17 anni che per comprare il lattice, piuttosto che per andare a trovare dei testi, dei libri che parlavano di questo mondo della creatività legata alla fantasia, doveva andare a Milano a cercare in qualche libreria dello spettacolo qualche testo particolare. Quindi mi sono formato in maniera autodidatta, assimilando però tutte quante gli aspetti che sono quelli della nostra tradizione progettuale del design, no? Mi sono trovato a 17 anni, 18 anni a dire: ok, entro nel mondo del cinema, dove però ho trovato una situazione in cui non veniva contemplata la progettazione degli effetti, ma veniva, diciamo, con grande abilità, comunque in molte circostanze,
veniva, diciamo, trovate delle soluzioni nell'arco, nello sviluppo del film, o addirittura proprio nel contesto in cui bisognava, o addirittura in coda al film, cioè facciamo gli effetti speciali. Essendo io un progettista, nel senso che progettista proprio in termini di radice, perché sono figlio di un architetto, figlio di una montessoriana, quindi ho, diciamo, l'idea di come organizzare lo spazio per poter lavorare e per poter costruire un progetto che sappiamo tutti quanti noi nasce all'interno dei limiti, per, non, diciamo, per fare il focus appunto sul visual concept design, dobbiamo capire questo, che i limiti, cioè ogni progetto nasce all'interno dei limiti. I limiti del designer, dell'industrial designer, sono le tecnologie, quindi, e il contesto, diciamo, di mercato in cui viene sviluppato il progetto. Il limite del visual designer, facciamo un esempio, aspetta, sul discorso del disegno industriale. Il limite del disegno industriale è che se devo lavorare con la plastica piuttosto che con il vetro, piuttosto che con il legno, io conosco quelle tecnologie, le apprendo rispetto alle industrie di riferimento e intorno a quelle tecnologie, intorno ad altri limiti, si costruisce il progetto. Quindi qua si penserebbe che nel discorso della fantasia, diciamo, non ci siano limiti. In realtà ci sono dei limiti, e questi limiti sono dei limiti di linguaggio, e sono dei limiti che sono quelli emotivi. Cioè, noi sappiamo che attraverso una serie di corde, usiamo questa metafora un po', le facciamo vibrare rispetto a che tipo di emozioni vogliamo suscitare, no? Quindi, allo stesso modo, se vogliamo progettare un'astronave che possa essere umanoide piuttosto che aliena, sappiamo che determinate linee, curve, angoli, spigoli, che sono poi quelle legate alla psicologia della percezione, evocano delle emozioni piuttosto che altre. Quindi il limite nel progettare, che è fondamentale appunto per il progetto, è quello di dire che tipo di emotività dobbiamo tirar fuori da questo environment, piuttosto che da questo oggetto che deve essere usato in questo modo, o da un personaggio che deve comparire in un determinato momento della scena. Quindi, diciamo, l'assetto progettuale non cambia, nel senso che tutti e due gli ambiti, sia quello del disegno industriale che mi ha formato come progettista, che quello della fantasia, dal quale arrivo in maniera autodidatta, e quello degli effetti speciali, del cinema, eccetera, tutti e due i contesti hanno dei limiti progettuali. Quindi, nel momento in cui voglio andare a pensare a come una forma debba, diciamo, suscitare nel pubblico, perché poi la fruizione di un oggetto industriale è che io la posso usare, eccetera. Nel momento in cui guardo un film, lo fruisco, so che quelle persone sedute in una sala cinematografica, purtroppo non in questo periodo, ma insomma, torneremo a metterci nelle sale cinematografiche. Seduti in quella sala avranno la percezione, ma anche ovviamente in un contesto casalingo, quindi in altri ambiti di fruizione audiovisiva, le persone che guardano quello che noi abbiamo pensato e immaginato devono muoversi in un certo modo, devono percepire quello che noi abbiamo mostrato e suscitare in loro determinate emozioni, un po' come quando appunto un regista decide di far guardare da una parte piuttosto che da un'altra, o come quando un compositore musicale usa determinati toni o strumenti per suscitare tristezza, gioia o altre appunto emozioni. Quindi il visual designer, e in questo caso il visual concept designer, che poi sono, diciamo, delle definizioni che si sono formate nel tempo. Voi immaginate che questo tipo, diciamo, di attività professionale, questo, se vogliamo così definirla, per quanto per me non lo è, perché è talmente meraviglioso esercitarla che per me non è neanche un lavoro, ma questo tipo di attività professionale si esprime proprio attraverso l'utilizzo di linguaggi, e questi linguaggi toccano in maniera precisa ed evocano precise emozioni. L'abilità sta nel calibrarle, sta nel poterli usare nella maniera opportuna. Quindi ci sono moltissimi esempi che si possono fare rispetto alla progettazione di oggetti molto noti. Prendiamone uno a caso rispetto al contesto, diciamo, delle astronavi, quindi degli oggetti di quel tipo di immaginario. Per esempio, gli incrociatori imperiali di Star Wars sono dei vettori, sono delle frecce che finiscono in maniera acuminata, a punta, per diverse ragioni.
Innanzitutto che la freccia e la punta è un vettore molto forte ed è esattamente una punta che si muove verso di noi, quindi è anche minacciosa, non è qualche cosa di arrotondato o di confortante dal punto di vista visivo, ma già si pone con una punta verso di noi, ha una direzione molto precisa, quindi vuol dire non si fermerà mai, travolgerà comunque tutti quanti. Quindi quando arriva l'astronave, che ha anche questa forma, quindi che aumenta ancora di più l'effetto della prospettiva, quindi della sua maestosità, tutte quelle linee, tutte quelle scelte formali sono determinate da questo, quindi è molto considerato l'aspetto del percettivo, quindi proprio della psicologia della percezione, e l'utilizzo percettivo della visione in termini di prospettiva, di profondità. Noi quando vediamo un'astronave di quel tipo non capiamo esattamente quanto può essere grande, per quanto la minuteria dei dettagli ci può dare il rapporto di scala. Lo capiamo quando c'è un piccolo caccia che esce e da molto piccolo diventa sempre più grande e poi sfreccia verso di noi. Quindi sono tutti quanti elementi che servono a costruire quel tipo di immaginario e ognuno lavora in ausilio all'altro rispetto a attenzione, sta arrivando l'armata imperiale piuttosto che stanno arrivando i rinforzi dei ribelli che per noi sono una figura positiva. Immaginiamo per esempio un altro riferimento tipologico che secondo me è stato rivoluzionario, è stata l'astronave, l'Enterprise, quella di Star Trek. Io l'ho trovata meravigliosa ed è l'unica astronave che noi abbiamo nella storia del cinema che subisce proprio un'evoluzione tipologica come di stilistica, anzi, scusatemi, come può averla passata la Golf della Volkswagen piuttosto che la Panda della Fiat o adesso la 500, nel senso sono dei classici del design che restano, che diventano delle icone appunto e che subiscono dei redesign. L'Enterprise è l'unico oggetto all'interno del panorama fantascientifico che subisce questo. Quindi noi vediamo un'evoluzione tipologica, ma all'inizio vediamo la fusione di due elementi molto importanti e interessanti, che sono uno il razzo, la parte posteriore dell'Enterprise è un effetti proprio un razzo, e ha due vettori. Ha proprio quella tipologia ed è prettamente umanoide la tipologia del razzo. Noi eravamo abituati a vedere sempre razzi cromati che partivano, quindi con forme ben precise, e si fonde con il disco. Il disco invece era una tipologia aliena. Noi vediamo soltanto nella storia del cinema di fantascienza un disco usato dagli umani ed è Forbidden Planet, dove appunto gli umani atterrano con un disco volante. Ma per noi l'immaginario disco volante è sempre stato legato alle astronavi degli alieni. Quindi in quel caso si è fatta una fusione molto interessante fra queste due tipologie, tra quella aliena e quella umanoide, proprio per dire che l'Enterprise era un'astronave che rappresentava la Federazione, ma che rappresentava appunto l'apertura verso nuovi universi, nuovi mondi da esplorare, che non era soltanto l'umanità, ma che era un'umanità che si apriva attraverso questo disco grande che sfrecciava ma al contempo raccoglieva o accoglieva. Ecco, tutti questi elementi visivi, formali all'interno di un oggetto come l'astronave si ritrovano poi in altri tipi di elaborati progettuali, come può essere l'iconico Alien di Giger, il pittore svizzero, il noto designer che ha disegnato la creatura usata nel film di Ridley Scott, che poi è stata realizzata come animatronica da Carlo Rambaldi, che cosa ha di, oltre ad essere assolutamente rivoluzionario in termini stilistici, e quindi in quel caso Ridley Scott è stato geniale a ingaggiare degli artisti veri e propri e a trasferirli nel mondo della cinematografia, quindi Giger, Moebius, Chris Voss, erano illustratori, erano dedicati al mondo del fumetto o dell'arte, sono stati trasferiti, trasportati all'interno di un altro ambito, diciamo, tipologico, come quello appunto dell'audiovisivo. E nel caso appunto di Alien, noi abbiamo, una sintesi che poi Ridley Scott sintetizza nelle sue inquadrature, che è questa doppia fila di denti. Noi di questo alieno non capiamo quasi niente, e questo è fondamentale per suscitare in noi spavento
oltre ogni misura, perché nel momento in cui identifichiamo qualche cosa, la cataloghiamo e quindi la capiamo e quindi suscita meno timore, meno paura nel caso del genere fantahorror, in quel caso lì, ma vediamo soltanto dei denti, vediamo addirittura due file di denti. Allora, immaginate che questa cosa qua in noi suscita delle emozioni profonde, perché probabilmente siamo stati divorati dagli animali nelle fasi iniziali della nostra esistenza su questo pianeta. Immagino appunto leoni piuttosto che tigri con i denti a sciabola. E questa cosa è stampata dentro di noi, per cui una bocca con delle fauci, con tutti quanti dei denti, tocca esattamente una nota che per noi vuol dire, suscita qualcosa di ben preciso, un po' come un violino che ci fa piangere, ci fa commuovere. Allo stesso modo, una creatura con dei grandi denti, addirittura due file di denti estensibili, estraibili, è proprio il tripudio del terrore e della paura. Oppure prendiamo un altro esempio, il notissimo personaggio di Rambaldi, quando ero bambino, penso di aver visto quel film forse più di 10 volte al cinema, ci tornavo ogni giorno. Il famoso Rambaldi, il famoso E.T., l'alieno di Rambaldi, dove ha delle caratteristiche fondamentali rispetto a quello che deve suscitare nel pubblico. Noi immaginiamo sempre questo, cioè quello che noi mostriamo deve poter emozionare in un modo preciso. Per cui un alieno che ha un collo che si allunga, estensibile, come un periscopio, è un alieno esplorativo, è un alieno che vuole vedere quello che c'è intorno. Un alieno con le braccia molto lunghe, che tocca gli oggetti tenendo la testa lontana dalle sue mani, è un alieno che non è che ti aggredisce o si avvicina col suo volto, che potrebbe essere la parte anche un po' più terrorizzante, ma invece si avvicina con le mani in modo appunto esplorativo, è goffo, si muove in modo buffo, ha tutta una serie di requisiti che fanno sì che, per quanto noi all'inizio del film vediamo E.T. urlare insieme a Elliot e tutti si spaventano e scappano l'uno da una parte e l'uno dall'altra, nel momento in cui abbiamo questa prima fase di paura, di spavento, guardandolo, successivamente vediamo che ci sono tutta una serie di elementi che ci assicurano, oltre alla sua voce un po' che ricorda un vecchio nonnino, piuttosto che altre cose di questo tipo. Quindi, quando si va a fare il visual concept design, è proprio questo. Se dobbiamo progettare una lampada, sappiamo che tecnologie dobbiamo progettarla, se si deve smontare, se deve essere trasportabile, come deve essere montabile, che tipo di manutenzione e la sua serialità. Se dobbiamo progettare un alieno, dobbiamo sapere come agisce all'interno della scena, come è raccontato nella storia, come gli attori dovrebbero reagire e come il pubblico dovrebbe reagire alla sua presenza e che tipo di impatto può avere e quale tra le diverse emozioni che noi vogliamo andare a toccare, il pubblico deve poter provare. Quelli sono le linee guida del progetto del Visual Concept Design. Nello specifico mi sono occupato, per quanto riguarda il Visual Concept Design, di lavorare sul film di Matteo Garrone, Il racconto dei racconti, dove ho lavorato sugli storyboard e su il design di diversi personaggi, tra cui in particolare l'orco che viene decapitato nel film. Quindi là abbiamo fatto grandi studi e abbiamo fatto moltissimi disegni di design, diverse varianti nella fisionomia del volto e del corpo. Oppure nel film Tafano, prodotto da Minerva Sky, là è stato molto divertente perché dovevo disegnare un tafano assassino, e la cosa che ha molto funzionato a proposito di emotività di cui parlavamo prima è che il regista Riccardo Paoletti è arrivato alla riunione con una musica e me l'ha fatta sentire, ed era qualche cosa tipo calibro 35, cosa che mi ha ricordato una specie di funky anni 70, oppure insomma, mi ha fatto pensare anche al furgoncino dei Freak Brothers, e lui mi aveva subito portato in quella direzione. Quindi abbiamo disegnato un tafano un po' anche comico, no? Doveva, come brief avevo dei riferimenti,
il tafano doveva assomigliare tra Jack Nicholson e V per Vendetta come volto, e poi abbiamo creato una testa che si poteva aprire e diventava tutta quanta denti, quindi aveva un po' di horror, diciamo, all'interno, oppure esplorazioni più raffinate e particolari come quella per il film di Valerio Mieri Ricordi, dove abbiamo passato molto tempo a previsualizzare come poteva essere un ricordo, e questo l'abbiamo sviluppato su moltissime scene, facendo moltissimi test, anche animati, tra cromie, colori. Immaginate una situazione in cui sono due persone che ricordano la stessa situazione in un modo diverso. Quindi anche quello è visual concept design. Oppure, in conclusione, il design della torre del nome della rosa, che è una serie televisiva che è uscita poco tempo fa, dove lì abbiamo fatto ben 19 diverse varianti sullo sviluppo della torre, sapendo che il basement era già realizzato in scenografia, dovevamo legarci a quello e sopra sviluppare diverse soluzioni. E posso garantire che anche lì far capire che dentro quella torre c'era un labirinto, quanto poteva essere ermetico o no, comprendere questo, quanto doveva fare riferimento a delle tipologie architettoniche del passato, comunque intorno a quello c'è stato un grandissimo studio. Immaginate appunto 19 diverse versioni della torre dell'abbazia del nome della rosa. Quindi il lavoro del visual concept design è questo, in sintesi, cioè progettare per andare a suscitare le giuste emozioni nel pubblico. Io vi ringrazio molto per questa partecipazione e questo invito al Heroes Film Festival, ringrazio tutti, ringrazio il direttore artistico Max Giovannoli che mi ha invitato a partecipare e tutte le persone che hanno reso possibile questo collegamento in altra forma, perché poi appunto doveva essere un workshop in presenza, per quanto mascherati comunque dal vivo. Quindi grazie ancora a tutti quanti, spero di affrontare nuovi progetti io e anche voi tutti quanti insieme.